fare qualcosa. Ce la dobbiamo assolutamente fare, perché la politica deve essere più sobria, più semplice, più diretta, e anzi bisogna osare di più. Per questo proponiamo a Renzi una riflessione: il presidenzialismo, non solo alcune riforme importanti ma non decisive per entrare nel cuore dei cittadini. Per un'ultimissima cosa, dopo voto il PD è vero al 40%, ma secondo lei chi rischia di più? Renzi rischia anche lui, perché ha avuto un mandato molto ampio, ha certamente vinto le elezioni, l'Italia gli ha detto prova a risolvere i problemi, rischia perché se non farà tutte le cose che ha promesso poi quel consenso si potrebbe dissolvere. Noi dobbiamo riorganizzarci con calma, stando bene con i piedi per terra. Il fatto che rilancia sul fatto di l'accordo che avete già trovato? Noi vogliamo fare le riforme concordate, poi noi lanciamo questo tema, se Renzi dirà no non è che ci alziamo e ce ne andiamo, però vogliamo anche assaggiare la sua sincerità. Vuole veramente modernizzare l'Italia? Allora dica sì. Vuole non fare questa scelta di democrazia diretta? Andremo avanti lo stesso, ma capitalizzeremo che lui non vuole poi quel cambiamento di cui parla tanto. Forza Italia comunque non si tira indietro dall'accordo, Berlusconi aveva detto che il Senato così com'è era invotabile. Noi vogliamo cambiare il contenuto di quell'accordo, però vogliamo la riforma e vogliamo la modernizzazione delle istituzioni. Chiediamo alcune cose che già il Senato ha approvato in commissione, ad esempio meno senatori, niente fiducia del Senato al governo, ma quelli che ci sono che siano eletti dai cittadini e non dei dopolavoristi che hanno altri incarichi e vengono a Roma ogni tanto. Ultima domanda, cosa sta succedendo in Forza Italia? C'è ovviamente la discussione che deriva da una sconfitta, io consiglio a tutti di stare coi piedi per terra. Non si vota domani mattina, il prossimo leader sarà una persona diversa da Berlusconi, dovrà essere scelto con le primarie, ma di una coalizione. Riformiamo la coalizione e prepariamoci con calma ad elezioni che non sono domani mattina. Grazie.